Questa sera abbiamo l'onore di avere Sandro Martini che ci presenta Apache Pivot. Se non ho capito male, è la prima presentazione su Pivot che si fa a livello mondiale, In europeo, Italia, in Italia, in Europa, in Europa, quindi siamo i primi. E io gli passerei subito la parola e poi dopo facciamo le estrazioni e tutto il resto. Okay. Grazie. L'appello, tanto l'ho fatto al volo. Devo solo mettere. Okay. Ciao a tutti, intanto mi chiamo Sandro Martini, appunto sono uno degli sviluppatori di questo bellissimo progetto che alla fine, appunto, dopo varie vicissitudini è entrato a far parte di un cappello Apache e sono qui appunto per illustrarvi un po' il tutto. Fatto come novità, in realtà vi farò vedere una release che non è ancora uscita, ma uscirà probabilmente la settimana prossima. Per cui, già che c'eravamo, almeno ci portiamo più avanti possibile. Ok, ma intanto, prima cosa, cos'è? Allora, intanto, appunto, Pivot è diciamo, è una piattaforma per costruire applicazioni internet interattive nel filone dell'RIA, per cui Rich Internet Applications. Ed è stato fatto interamente per Java o eventualmente anche ogni altro linguaggio che esita sulla JVM. Okay. Per cui siamo come segmento di mercato, diciamo, alla pari di, in realtà sì, non tanto Java come Swing, ma JavaFX, Flex nel mondo Flash, Silverlight e così via. Insomma, questo è il genere. Dove appunto sono applicazioni comunque pensate per girare lato client. Per cui. Allora, ecco, le applicazioni scritte in Pivot sono in realtà una combinazione di Java e di XML e le applicazioni possono girare appunto lato client per lo più o come applet o come applicazioni standalone, per cui o standalone o web start e eventualmente anche offline. Okay, però comunque appunto, il filone è quello delle applicazioni desktop. Naturalmente adesso sotto Apache è rilasciato su licenza Apache e lì guai a non pensarci. Ecco, molto velocemente con un cenno storico. In realtà molte di queste informazioni di cui parliamo all'inizio sono abbastanza banali e superficiali, però giusto per inquadrare un po' meglio la cosa. Molte le trovate sul sito appunto. Il primo punto è una cosa un po' strana, perché è partito come progetto di ricerca e sviluppo di VMware, come diciamo, tool per costruire console di amministrazione per i loro prodotti, per cui un'esigenza per loro molto forte. E dopodiché, dopo un paio d'anni di sviluppo intenso dei due miei amici americani, VMware ha deciso di non usarlo in pratica. Chissà poi per che motivo, insomma, 2 anni e 2 persone e più non era proprio una cosa da buttare via, anche perché poi funzionava e tutto. E sono stati bravi in questo perché alla fine, già che si era fatto, l'hanno regalato all'open source. E infatti io poi all'inizio, ecco, io come arrivo nel discorso, io avevo avuto un po' di contatti via mail con gli americani, appunto, e Greg Brown e l'altro. Ragazzo Todd Volker, è partito uno scambio di mail, suggerimenti, spunti, idee, cose, e poi alla fine, come loro volevano so, far crescere il team, a me tutto sommato interessava come filone, come cosa, e alla fine mi ha tirato dentro. E più o meno nel 2008 sono entrato anch'io, eravamo ancora sotto java.net come hosting, poi però in realtà serviva tutta una serie di facility allo sviluppo, di visibilità e di cose che dal punto di vista legale, per cui alla fine abbiamo optato di migrare il prodotto su Apache. Per avere una serie di garanzie anche di continuità sul prodotto, di affidabilità e tutto questo. Infatti alla fine ci hanno accettato nell'incubatore di Apache a gennaio dell'anno scorso e nel giro di un anno tutto sommato siamo riusciti a superare tutti gli scogli legali, burocratici, di meritocrazia, di modalità di lavoro e tutto, per cui a fine 2009 mi ha rilasciato la 1.4 effettivamente come release, come top level in realtà, perché già la 1.3 eravamo in incubazione, ma eravamo già sotto Apache.
E questa è una cosa non da poco, perché il progetto tutto sommato è anche abbastanza piccolo, tra virgolette, per cui si fa, mi ha fatto presto anche per quello, che progetti molto più grossi, tipo adesso Subversion è entrato sotto Apache, ma li stanno abbastanza massacrando, perché è un progetto grosso, corposo, e ci vorrà sicuramente più tempo, ovviamente ora che diventi un top level project. Però insomma è stata una cosa molto interessante come esperienza. È una cosa strana, perché ad esempio noi utilizziamo Wim ed è stato in incubazione tipo 2 anni e mezzo, poi un giorno si sono svegliati e hanno detto: ah, magari possiamo chiedere di essere promossi top level, forse abbiamo le carte in regola. E poi nel giro di 3-4 mesi l'hanno fatto. E allo stesso tempo ho visto che Cassandra è entrato nel giro di... cioè sono entrati, sono fatti in incubazione pochissimo e poi sono andati subito. Sì, ma anche Sabresso in realtà secondo me lo faranno molto velocemente, perché per una questione probabilmente anche di visibilità, di affidabilità. Però appunto noi non eravamo nessuno, per cui forse nel nostro piccolo abbiamo dimostrato insomma che ce lo siamo meritati, perché poi loro ti, in realtà ti affiancano nelle incubazioni, ti affiancano dei mentori che poi ti cazziano e ti bacchettano se non fai le cose come secondo il loro modo di fare, che in effetti ha anche senso, cioè è interessante anche da quel punto di vista. Ma soprattutto la cosa interessante dal mio punto di vista è che poi loro ti danno tutta una serie di strumenti su cui tu puoi appoggiarti per lavorare, tipo c'è il backtracking di Git con Jira, tu hai un Jira che puoi usare, hai Subversion loro, hai tutte le mailing list, hai tutta una serie di servizi correlati che sono utili. E poi in realtà hai tutto quello che loro danno come passato dal punto di vista anche legale, cioè loro ti hai mille occhi in più che guardano quello che fai, che committi, per cui la qualità anche del tuo lavoro sicuramente è migliore e il loro ufficio legale verifica che tu non abbia fatto cose strane, che tu sia il titolare di quello che rilasci, per evitare appunto problemi legali dopo. Questo è, secondo me era un must perché anche questo progetto potesse andare avanti. Alla fine insomma siamo riusciti a portarlo avanti a questo livello, per cui io sono abbastanza contento, che poi in realtà io ho fatto anche relativamente poco da buon italiano, però insomma diciamo che qualcosa mi è toccato fare e sono contento del risultato che sono riusciti a ottenere. Ecco qua. La release di cui parleremo oggi, la 1.5, uscirà fra breve, fra l'altro questa settimana già, l'ultima settimana ho dovuto fare nottate per le slide, la presentazione, più ho deciso di fare una release questa settimana, per cui ho dovuto fare altre nottate a cercare bug, prove varie così incrociate, e adesso non so se ve l'ho mai raccontato su Apache, comunque tutto quello che è release, cose, è soggetto a votazioni, per cui deve essere testato e alla fine di tutto devi verificare, devi esporre agli altri i testi di fatto sulla release, cosa ti piace, cosa non ti piace, e alla fine metti un voto. Per cui se tutti votano positivo, la release passa e viene rilasciata ufficialmente. Altrimenti viene bocciata e si va avanti finché tutti non sono d'accordo. E per cui insomma, probabilmente penso adesso questa settimana abbiamo un RC della 1.5, penso che settimana prossima, al massimo quella dopo, uscirà quella finale. Insomma, mai i ticket li abbiamo chiusi tutti stanotte. Per cui almeno da quel punto di vista non devono avere grosse sorprese, insomma. Allora, qui ho cercato di fare sempre cosa molto informale, molto appunto anche di alto livello, perché non volevo entrare troppo nei dettagli di troppe cose per non annoiare, ecco, per cui appunto andrò un po' spedito su queste robe. Ecco, perché appunto diceva che io dovrei usare un progetto come questo. Sicuramente è un progetto Apache, per cui per la cosa che dicevo prima è sicuramente un punto di affidabilità, cioè sicuramente avere un progetto, appoggiarsi a un progetto di Apache vuol dire comunque che è un progetto che in qualche modo avrà continuità, e non avrà i grandi regali e tutte queste cose qua, che non è cosa poco. E poi ti assicura, esatto, che è la licenza Apache vera, per cui non c'è il rischio di andare su un prodotto, come poi vedremo, open source, ma di quelli che in realtà poi sono solo così, con filosofia, ma in realtà non è la realtà, appunto. E come poi vedremo, in realtà spesso gli altri prodotti su questa categoria sono praticamente tutti anche open source, ma in realtà di quelli finti. Per cui insomma, anche questa non è una cosa da poco, faccio un investimento, ma bene o male
cioè mi vincolo chiaramente su framework usato, però non mi vincolo a mani piedi su alla merce di un'azienda di terze parti. Infatti poi a un certo punto anche VMware, mi ricordo, sono stati veramente bravi a in qualche modo a firmare un agreement con Apache in cui in pratica rinunciavano alla loro proprietà intellettuale, cioè c'era la loro proprietà intellettuale, ma in realtà hanno rinunciato completamente al progetto, per cui tutti gli effetti non è più fatto i due ragazzi. Sì, per cui nessuno può chiedergli niente, esatto. Infatti due ragazzi, mi sembra che uno lavora ancora in VMware e l'altro la funzione no. Ok, ecco, comunque. Lo scopo anche di Pivot qual è? Riuscire a sviluppare applicazioni data-centric più interattive che non rispetto a quelle tipiche dei browser. Premesso che comunque più si va avanti, più comunque le applicazioni che vediamo nei browser sono anni luce avanti a quelle che c'erano anni fa, per cui ormai l'interattività anche nei browser in realtà è molto, sta di molto, molto avanzato. Però comunque secondo me per certi tipi di applicazioni che poi vedremo il browser non è comunque sufficiente. Poi in realtà questo magari appunto è solo la mia opinione, però negli anni a me è capitato più volte di vedere questa cosa. Ecco, come requisito qual è? Che deve girare nella JVM del client. Fra l'altro gli è andato un taglio col passato finalmente dalla 1.4 e serve la 1.6 di Java, per cui Java runtime 6. In realtà dalla 6, dalla date 14, ho detto dalla date 18 in poi, e più si va avanti più fisso un bug. Comunque diciamo almeno la date 14, ma ormai chiunque ha o 18 o 20, insomma almeno. Questo perché appunto, più che altro perché tutti i bug storici delle JVM sulla parte di client sono stati fissati solo negli ultimi 2 anni. Prima era una roba veramente bacatissima. Io poi ho sofferto di mio veramente assieme amico Fustini, applicazioni con le Swing, veramente abbiamo sofferto veramente tantissimo anni e anni fa, perché erano lente, brutte, ma soprattutto bacatissime e nessuno correggeva i bug. Finalmente in Sun, adesso in Oracle, hanno capito che era ora di sistemare queste robe, per cui diciamo che nel bene e nel male ci deve essere comunque la JVM sotto, per cui è meglio che sia il più avanti possibile. Per cui una volta che c'è la JVM posso lanciare appunto applicazioni o dentro il browser come applet o fuori come standalone o web start. Chiaramente qui scopriamo l'acqua calda, sono applicazioni sicure in cui l'accesso alle risorse locali sono disponibili solo con i già firmati, o chiaramente se la lancio in locale tipo da un zip ad esempio. Ecco, questa è una cosa importante però, che sulla quale io cerco di finire. Ecco, è il riutilizzo della knowledge interna all'azienda su Java e i relativi tool. Perché alla fine tutto quello che io faccio con Pivot può essere sia per le app che per le applicazioni, può essere scritto in Java o qualsiasi altro linguaggio che gira sulla JVM. Groovy, Scala o JavaScript, nel senso quello interpretato da JVM. E anche questo in effetti evita che io mi debba imparare dei linguaggi nuovi, magari bellissimi appunto come Flex o a chi piace Microsoft, insomma i vari C#, così, però vuol dire che devo, nel mio team devo far imparare alla gente queste cose nuove, e soprattutto se ho magari, io ho sempre lavorato in aziende grosse, negli ultimi anni banche grosse, e lì spesso più aziende grosse più è difficile pensare di cambiare anche qualcosa nel framework, nel workflow dello sviluppo. Cioè magari ti fanno cambiare un pezzo, ma è impensabile pensare che tu cambi troppi pezzi nella catena di sviluppo. Per cui anche per un prodotto che sia interamente Java, dove usi gli stessi ambienti di sviluppo, gli stessi strumenti di deploy, il build delle release e fare con gli stessi tool, non è cosa da poco. Adesso queste sono cose molto da marketing, in realtà sono cose che però secondo me, adesso non devo vendere niente, però ecco, sono cose che secondo me vale la pena sottolineare. Ecco, un'altra cosa importante su applicazioni data-centriche è il supporto nativo chiaramente all'I18M, in cui ad esempio l'UTF-8, per cui l'Unicode è pervasivo dappertutto.
perché lì ha fatto un taglio col passato e tutto un ricordo. Ecco, ad esempio, un'altra cosa interessante è che le altre principali piattaforme per via, il Flex, Silverlight e JavaFX, sono quelle principali, in realtà non sono completamente open source. Per esempio, il Flex lo è, ma in realtà poi si vede che tu hai l'SDK free, ma poi in realtà non ci fai praticamente niente di in tempi utili se non hai un ambiente di sviluppo a pagamento. Microsoft neanche meno. JavaFX in realtà anche lì è open source un pezzo no. Adesso ho visto che hanno fatto dei grandissimi miglioramenti sulla parte interna di processing della parte visiva, però guarda caso quel pezzo lì è talmente innovativo che lo includeranno, mi sembra, a giugno o luglio, e se lo tengono naturalmente ben protetto solo per JavaFX. Mi sembra Prisma, mi sembra che si chiami. In pratica stravolgono l'architettura della JVM, per cui tutta la parte di grafica viene fatta girare con JR headless, tipo quelli di Unix, e la parte visiva la fa tipo del codice nativo che si interfaccia sulle schede video di ultima generazione, che è 10 volte più veloce, però hanno stravolto tutto. Però sembra che lo terranno appunto closed e assolutamente solo per JavaFX. Il buon Oracle inizia a farsi sentire. Vabbè, comunque diciamo, in realtà chiaramente poi la JavaFX c'ha tutta la catena di fare sviluppo, hai gli export da Photoshop, hai gli ambienti visuali di editing, è molto più curato da quel punto di vista. Chiaramente noi siamo di 5 e 6, per cui si fa quello che si riesce, però insomma sono tutte cose che magari uno può tenere in considerazione. Ecco, a differenza appunto di molti altri framework, noi avevamo già molti componenti già forniti, poi qui vedremo il demo, e soprattutto col concetto di data binding, di solito tramite annotation, già inserito, senza bisogno di dover stravolgere un linguaggio, come hanno fatto ad esempio su JavaFX, che appunto solo con la 1.3 poi in realtà ha iniziato a dare un set decente di componenti. Ecco, beh, un'altra cosa interessante è che a differenza di quello che facevo con Swing, ad esempio, ho lo stesso mio codice che gira come applet, come applicazione, senza doverlo modificare. Il concetto di base è l'NVC, che è su cui è tutto strutturato, per cui model, view e controller. Ecco, qui la differenza qual è? Che io se voglio faccio tutto, anche la parte visuale, in Java, come si faceva tipo con Swing. In realtà dovrei usare, ma non è appunto non è obbligatorio, dei file XML, un set di file XML in un formato appunto come XML, VTKX, in cui io vado a descrivere l'interfaccia grafica della mia applicazione, come se fossero delle pagine. Okay? E questo mi permette appunto di avere tutta una serie di vantaggi che poi vedremo. In realtà, beh, altri framework, poi non è che anche qui sia stato inventato qualcosa di sconvolgente, perché ormai tutti i framework per via moderni usano tutti questo approccio. Forse il primo fra tutti è stato Gnome di Linux, che descriveva le interfacce grafiche in file XML, poi veniva dato in pasto i programmi e più o meno faceva questa roba. Quindi insomma alla fine non è che ci siano innovazioni pazzesche, però è sicuramente la tendenza corrente. Ecco, una cosa intelligente che è stata fatta è che tutto quello che è pensare anche per applicazioni un po' più grandi, dove io ho il problema che non posso avere tipo una pagina, un file XML unico dove descrivo tutta la mia applicazione, perché diventerebbe ingestibile. È stata pensata anche per queste cose la modularizzazione, spaccando un'interfaccia anche complessa in n file, che poi vengono tirati dentro per i fatti loro e sono indipendenti. Ecco, un'altra cosa, un altro punto dolente che ha sempre avuto le Swing è che io facevo tutto quello che volevo. Però ad esempio una cosa banale come una query che chiedeva dati e non metteva bloccato il client e non mi frizzava l'interfaccia utente era da fare sempre a mano. Per cui chiunque doveva scriversi tutte le funzioni per gestire o lo Swing Worker con un thread separato, poi li hanno integrati in Java 6, ma c'erano altri problemi da gestire. Ecco, qui la piattaforma tiene conto fin dall'inizio che le operazioni che tu fai, soprattutto quelle per recuperare dati, sono asincrone e sono gestite dalla piattaforma. Infatti sono gestite in formato standard, per cui per default pivot
usa l'XML per i file appunto di interfaccia grafica e il JSON per tutto il resto di default, anche per, dalle label al data exchange, poi lo vedremo. E per default tutta questa parte di web query che è chiamata funziona in modalità REST, per cui tutti i comandi, il GET, il PUT, il POST, il DELETE dell'HTTP sono comunque gestiti e implementati, per cui tutto proprio a standard ma moderni, e dove il framework fa tutto lui le cose, diciamo, difficili o complesse. Poi vabbè, ok, anche lì c'è la parte del supporto a effetti e transizioni, animazioni, tutta quella roba lì. In realtà, se uno vuole fare queste cose qua, lo strumento giusto, se vuoi farne un uso massiccio, lo strumento giusto è JavaFX. Lì hai veramente, lì hai rifatto Flash, l'ha rifatto veramente in modalità molto bella, dove rifai tutto da Photoshop e arrivi a una roba generata con tutti gli effetti, tutto quello che vuoi. In realtà appunto, noi abbiamo puntato su una cosa che fosse più aziendale da quel punto di vista, cioè più spartana, tipo ad esempio appunto nella realtà che ho visto io, in realtà degli effetti grafici sì, vanno bene per il segmento del consumer, ma le aziende spesso basta che l'applicazione sia decente, che vada, poi se non ha tutti i luccichi si può passare anche sopra, tenuto fatto che io comunque volendo quelle cose lì in qualche modo le posso fare. Okay, per cui diciamo, abbiamo cercato una via di mezzo, però chiaramente risolvere bene quei problemi lì voglio dire mettere a disposizione i tool e altre cose che appunto Sun recentemente ha fatto. Però diciamo un set diciamo, sicuramente di effetti e di transizioni usabile c'è comunque. Okay, infatti ecco un altro concetto base è tutti i componenti sono spinnabili, in cui default appunto tramite l'MVC io ho il componente che lavora e la skin che è la sua parte visiva, veramente. Io se vedo che proprio la skin che c'è non mi piace, non mi va bene o me la voglio customizzare, la posso fare, però devo scrivere il codice in qualche modo. Poi appunto vedremo come. In realtà poi c'è una parte della skin di default di parametrizzazione dove io posso, senza scrivere il codice, cambiare un po' di cose. Okay. Però appunto uno che vuole un'applicazione proprio come vuole lui, volendo scrivere il codice e fa quello che vuole. Esatto, altrimenti appunto posso customizzare la skin default, terra chiamata, cambiando ad esempio i colori e tutta una serie di altri parametri di default e già ottengo un risultato. Su questa cosa l'ho scritto io, appunto da buon italiano, dove ognuno vuole le cose che gli piacciono a lui, almeno i colori fatemeli cambiare, ogni cliente li cambiamo. E, ecco, un'altra cosa interessante che non avevo fatto aggiungere, meno male che l'ha fatta loro, la vedevo male questa, era l'interfaccia scalabile. Allora, come se fossi in un browser, io ho delle combinazioni di tasti per cui posso zoomare avanti e indietro tutta l'interfaccia grafica della mia applicazione al volo, come fanno tutti i browser ormai. E anche questa è una cosa insomma, che poteva essere comoda. Anche lì come con Swing o tutti gli altri framework, ho il concetto di layout manager, per cui ho dei container che decidono come in realtà verrà organizzata l'interfaccia utente. Ecco, questo è un altro concetto interessante, che io ho dei formati standard di serializzazione, di cui default è JSON, a parte appunto per quel file XML. Però io ho tutta una serie di classi di utility, e lì qualcuno mi ha toccato anche a me di farla, dove io gestisco l'ingresso e l'uscita di dati, dato un oggetto o dato un container, che sia una mappa, una lista o altri oggetti standard, vengono serializzati in uscita o in entrata seguendo i formati standard. Per cui io cambio il serializer da usare e semplicemente istanziando uno piuttosto che l'altro, le mie classi hanno già un formato di output o di input gestito. Così in realtà non è molto chiaro, poi lo vedremo. Però appunto la cosa bella di questi è che sono componenti molto piccoli, molto semplici, che fanno già il loro lavoro e tutto il framework è impostato ad esempio per far sì che io setto un serializer piuttosto che un altro e l'applicazione gestisce dati in maniera diversa, tipo ad esempio ho scaricato dei dati da un web services, li voglio salvare in locale in un formato magari che riesca anche a leggere da qualcos'altro,
risalgo con serializer di default, per cui risalgo il locale in JSON ad esempio, oppure chiamo un web service che mi risponde in JSON, ho già tramite le web query il serializer di default che mi legge quei dati senza fare una piega, ho già i dati nei miei componenti e poi col binding li ho già anche sull'interfaccia grafica. Per cui c'è un sistema semplice ma molto potente effettivamente, molto flessibile. Ok, un'altra cosa che anche lì è sempre stata sottovalutata, ma che appunto di recente sta un po' riprendendo, io le applet le odio abbastanza, devo dire, perché ho sofferto appunto per anni su queste cose qua, però con i nuovi plugin sì, effettivamente la cosa è migliorata molto. E una cosa che può essere comune in certi casi è poter interagire col DOM della pagina dalle applet. Poi vi farò vedere qualche demo dove ho un applet dove comunico con la pagina via JavaScript e viceversa, che potrebbe essere comoda su applicazioni dove ho tutto dentro la pagina. Ecco, questo però l'ho messo per competenza, ma il punto dolente è che non abbiamo un merito visivo dell'interfaccia grafica al momento. È in piano da parecchio, ma chissà quando riusciremo a farlo, perché è veramente un'impresa non da poco. So che c'era qualche esperimento, l'avevo visto, di qualche ragazzo inglese, di un plugin che girava dentro Eclipse, che faceva una cosa basilare, però qualcosina iniziava già a funzionare. Però in realtà volevo risolvere bene, questo è un problema talmente complesso che bisognerebbe dedicare mesi e mesi solo su questo. E francamente mi sembra un po' un peccato, cioè investire mesi e mesi solo su una cosa così, in realtà ci sarebbero tante altre cose sul progetto su cui andare avanti, appunto. Poi vi farò vedere anche la roadmap di cosa volevamo fare. E poi un punto dolente è questo, in realtà poi il file XML di descrizione è molto semplice, c'è una logica complessa ma abbastanza lineare. Poi per il classico copia e incolla si riesce a cavarsela sempre. Ecco, un'altra cosa interessante, poi finisco la carrellata e andiamo con demo. Pivo è self-contained, cioè non ha dipendenze esterne da altri progetti. Una volta tanto tiro dentro i suoi jar e quelli mi bastano. Posso però, ad esempio, tirarne dentro, se proprio devo fare ad esempio grafici, abbiamo fatto una libreria, si chiama Pivot J3, che è un provider che si interfaccia con JFree Chart, per cui c'è una parte di core di Pivot che si chiama Chart, che è la parte che gestisce in generale tutto quello che è grafici, e poi c'è l'implementazione, il bridge fra Chart e JFree Chart, che è quell'altro progettino lì, un altro jar che mi permette di attaccare JFree Chart. E questo è rimasto un progetto esterno, Pivot JFree, perché anche dal punto di vista legale Apache non vuole niente sul loro repository o nei loro prodotti, e non ti fa passare incubazione se tu hai codice che dipende da progetti esterni che hanno licenze non compatibili con loro. Ok? JFree Chart non ha una licenza compatibile con Apache, per cui assolutamente non si poteva mettere quella parte di codice dentro il progetto. Per cui è rimasto dovere in qualche modo confinato su un altro sito, ma sempre open source, sempre licenza Apache, però non poteva star lì perché dipende a sua volta JFree Chart. Ecco il meccanismo che dei provider, per cui al momento c'è questo. Se uno vorrà, non so, tirarci dentro Jasper Report o qualcos'altro, sarà da fare un bridge tra la parte interna e la parte esterna in qualche modo. Ecco, mi rilascio il discorso che facevo all'inizio, che il discorso legale loro ci vanno molto, diciamo, molto, molto importante per loro questa cosa, e in effetti secondo magari non ci pensa neanche, solo poi rischi di avere magari, quando hai clienti e sei in produzione, che qualcuno ti fa una causa, se la perdi sono dolori, o butti via quello che hai fatto, sono dolori. Per cui queste cose qua è meglio appunto averle fatto adesso finché erano in tempo. Ecco, una cosa poi su cui io mi sono abbastanza battuto, e anche lì mi è toccato di fare, è il supporto ai progetti basati su Maven. Perché in ambito enterprise a me è capitato spessissimo di dover
lavorato su progetti gestiti da Maven e su progetti Java Enterprise, effettivamente se non fai così è veramente durissima. E per cui abbiamo i nostri, in realtà il progetto di sé usa Ant come build, ma in realtà è un dettaglio nostro. Tanto non avendo dipendenze esterne non c'erano grandi vantaggi in realtà. Però ecco, appunto, mi ero battuto io per far sì che almeno i nostri jar fossero pubblicati sul repository principale Maven, perché vuole semplicemente consumarli. Infatti già dall'1.4 i jar di pivot sono scaricabili dal repository principale. Quello 1.5, fatto andando rilasciati un po' dopo della release ufficiale, per cui penso entro fine giugno, abbiamo cambiato un po' leggermente le cose, per cui di default se fai la build tu c'è incluso il codice di debug nei jar e in particolare quelli di Maven, e ci saranno anche deployati anche i jar dei sorgenti, sempre per il progetto di Maven, perché io avevo qualche progetto di test con Maven e senza i sorgenti e senza il debug c'era da morire, cioè non si capiva mai dov'è che si piantava, e tipo io avevo dall'exception e non si capiva dove e perché. Così effettivamente la vita è migliorata molto, tanto comunque il codice di debug si può comunque fare lo stripping anche con il tool da JDK volendo, o se no si mette il flag off e ricompila dallo script sono a posto. Però anche quella dei sorgenti è comunque utile, per cui di default appunto da 1.5 sarà molto più comodo. Oh, ecco, allora, prima parte della demo. Molto velocemente, faccio vedere cosa c'è nella distribuzione binaria, okay, e guardiamo ai suoi contenuti. Vi farò vedere cosa c'è nella source distribution. Build, in realtà, build l'ho fatto io l'altra notte perché qui ci impiega mezz'ora. In realtà, su una macchina decente sono 4 minuti, di cui 3 a fare i Java Doc. Per cui, in realtà, il build su una macchina normale è ininfluente, insomma, ce l'ho pochissimo. Infatti io avrei messo di mio, avrei messo Java Doc default off, però vabbè, non ho più di tanto, non posso pretendere, insomma. Ecco, per le build cosa stiamo parlando? JDK 6 update 14, anche se in realtà ormai la release decente è dalla 18 in poi. Ant 1.7.1 vetusto, io ho visto che è uscita la 1.8.1 settimana scorsa, l'ho switchato da 1.8, infatti all'inizio c'era un problema, l'abbiamo beccato subito, per cui anda da 1.7.1 o la 1.8 va benissimo. JUnit 4X, in realtà anche lì dalla 4.5, dalla 4.6 in poi, quindi mi sembra che sto usando l'ultimissima. Ecco, e questa è una cosa leggermente strana, lui per buildare vuole i jar della Live Connect API, che sono dentro JRM, ma di default sono anche in Eclipse, non sono inclusi, che è, cos'è, plugin.jar, perché c'è una parte di codice che fa l'interazione col DOM, per cui se buildi dai nostri script devi avere quel jar lì, che JDK di default non lo pubblica, e sempre da JRM devi avere il jar di web start nel class path quando compili, perché Java sempre per qualche motivo così un po' strano questi due jar li esclude sempre. Però niente di particolare, insomma. Ok. Poi prenderemo i due WAR generati dal build e vi faccio vedere come girano su un Tomcat locale da me e faremo girare un po' di roba, insomma. E poi finiremo con appunto Eclipse e vedremo qualche altro demo da Eclipse. Ma in realtà poi non è finita qua, ce n'è ancora un po'. Allora, vediamo intanto subito. Cosa dobbiamo fare? Binary instruction. Ok, allora andiamo. Allora, binary instruction, vedo da che ce l'ho, non ce l'ho qua. Benissimo. Permanente. Allora. Ok, insomma, ma ce l'ha troppa, però. Una binary decente. Scusatemi un po' qui, sarà anche in realtà, ma la memoria è sempre meno, ma qua non ce l'ho. Allora vediamo. Allora
No, questa è una ricetta. Ho qua il trunk. Ah sì, scusate. Ho il trunk dello sviluppo. Sì, facciamo una cosa, non vi faccio vedere la build vera e propria perché sennò veramente stiamo qua 10 minuti, che la macchina è veramente una macchina vecchia. Vi faccio vedere. Beh, c'è un file bianco, che è quello che governa la build. Fondamentalmente dice le stesse cose che vi ho appena detto, quindi ricordi di avere JUnit, Live Connect e altre cose nel crash part. Ok, ecco, gli americani sviluppano sempre su dei Mac. Per cui siamo sicuri che funziona, almeno da loro e da me, così che stiamo sempre su mille piattaforme diverse. Poi appunto uno che è in VMware, se non ha macchine virtuali di tutti i tipi lui, io non so chi vuole. Ok, per cui ecco, per buildare classico Ant e genera, dall'altro Ant genera il bin che ha dentro tutti i jar già precompilati e i javadoc espansi. Install che fa, non mi ricordo, ho visto un install che generano in realtà quello dei sorgenti, che è un altro zippone che ha tutti i sorgenti per equivalente al trunk pulito ma risistemato di distribuzione. E poi c'è questo che appunto ci abbiamo lavorato un po' nelle ultime notti, che è il Maven install, per cui io prendo, una volta che ha fatto il build, genera tutti i jar dei binari che ha già fatto la build normale, genera i jar dei sorgenti come vuole Maven, e volendo fa un deploy su un repository locale di Maven, e anche quello è molto comodo. E, fra l'altro, con una piccola parentesi, per pubblicare i jar sul repository principale di Apache ci hanno fatto impazzire, perché ogni jar deve avere dentro i file delle licenze, il readme e tutta una serie di altri file che sono obbligatori. Poi se guardate i file rilasciati, metà ce li hanno, metà no, però nel dubbio abbiamo incluso in ogni jar qui hanno fatto dei plugin, c'è un coso che si chiama RAT. Sì, sì, esatto. Cioè, sì, quello verifica se hai dei file fuori. Quelli senza commenti li avevi fatti tu, vero? Sì, sì, esattamente, non ero io. Infatti abbiamo beccato nel RAT appunto che mi ha girato ieri, che già appunto non avevo tempo che dovevo finire la presentazione. Mi ha girato il RAT, c'era un paio di file che ad esempio lui controlla che ogni file che abbia la licenza Apache come intestazione, se no te lo marca. Solo che verifica anche magari tutti i file txt anche che se l'abbiano, quindi insomma sono un po' troppo fiscali, anche i file JSON. Infatti aveva fatto una fix sul serializer che gestisce il file JSON per vedere appunto la licenza Apache in testa tutti i file JSON che abbiamo, che sennò il RAT stressava. Insomma sono un po' rigidi su queste robe qua. Comunque Anche da quel punto di vista siamo a posto finalmente. Perché io poi dal trunk genero i miei jar, e c'è tutta una serie di task anche secondari su cui posso buildare solo un pezzo, solo l'altro, lanciare i test, non, però direi non starei a perdere tempo adesso a vedere, ecco, fai il build, questo c'è tutta una serie di informazioni parametrizzate sui vari task, tutto parametrizzato, qui c'è da sbizzarrirsi sui vari task, ma alla fine fanno quello che serve a noi. Ci sono anche i file di Maven, ma in realtà il progetto in sé non è buildabile tramite Maven, perché alla fine appunto non serviva, e tirare un doppione era più un overhead che altro. Vabbè, release notes e un paio di altre cose, ma direi che io taglierei un po' su queste cose, magari non danno un gran valore aggiunto, però forse vediamo. Eccolo qua, questo è il risultato della build binaria, questo è lo zippone, il dettaglio zip del contenuto binario, e alla fine anche le solite cose, una marea di javadoc e tutti i sorgenti, scusate, e i jar, in più anche i war per confezionare, che anche quello è comodo. E l'altro invece che in pacchetti source estratti da qua in formato comodo.
Ecco, da qua poi, ecco, poi fatto lo script, prende e genera i vari jar di uno, fa la versione normale e la versione firmata, perché alcuni demo hanno bisogno di privilegi ulteriori, per cui prepara anche tutti quelli e fa il deploy nei jar in base a dove serve. Ecco, se poi andiamo a guardare invece questi, che poi adesso andremo a vedere su Tomcat, questo è l'equivalente di un po' quello che c'è sul sito, in realtà non è proprio esattamente la stessa cosa. C'è la parte di demo, con tutti i vari demo e i vari jar all'interno, e c'è il guarda dei tutorial, che questo dovrebbe essere quello che è sul sito e che verrà comunque allineato sul sito, tutti i vari tutorial. Vi spiego un po' tutto. E fin qui direi che ci potremmo essere, la potremmo fare, giusto per vedere qualcosa di nuovo, mi ha detto. Preferite guardare prima la parte su Tomcat o andiamo nei films direttamente? Quella è più veloce. Ma su questa parte nessuna delle due. La più veloce per non piantare il computer, no? Ok, andiamo alle clips allora. Ecco, io qua ho il trunk del progetto e in realtà alla fine poi ecco il progetto è diviso in n sottoprogetti per essere abbastanza modulare. C'è quello dei charts, la parte core, i demo, fa i nostri di supporto, la parte di test intesa come integration test o user test, per cui lancio applicazioni, visivamente devo vedere che vada bene, ma visivamente, non automatizzato, perché ogni progetto ha i suoi test con JUnit. C'è una parte di tools dove via via stiamo aggiungendo utility nostre che potrebbero essere comode, poi ve le faccio vedere. I vari tutorial, la parte web di interazione con, ad esempio, la parte che gestisce le query, driver sui server, e una parte anche puramente lato server, casomai servisse, e le due parti più grosse, se vogliamo, la skin di default, terra, e VTK, che è in realtà tutto quello che gestisce i componenti dell'interfaccia grafica, in qualche modo, i layout, i componenti. Non proprio non come parte visuale, quello è tutto gestito dalla skin, ma proprio come componente di sé. Allora, vi faccio vedere qualcuno dei demo classici e poi li vediamo anche dal sito. Va bene, partiamo dal solito primo demo di tutti, l'Hello World. Ecco, questa macchina appunto ci piega tantissimo a far partire anche cose banali come questo, una macchina decente, moderna, spiega pochissimo. Ecco, nello Java cosa fa? Prende fa partire un'applicazione banale con dentro una label Hello World, facendolo da Java. Adesso qua questa macchina purtroppo è veramente scarsissima. Ecco, subito poi ne vedremo un'altra. Ah, cacchio, siamo finiti, siamo nella morte. Vedete, mi sa che sono un po' aspettato. No, ho attaccato la rete. No, hai guardato il cavo. Si, maledetto. Sì. Vabbè, comunque adesso arriva. Arriva nel low world. Ecco, poi adesso poi vediamo la release. La release è leggermente più alla pivot, che è l'Hello World, in cui tutto quello che è interfaccia grafica è preso da un file XML, anche se in questo caso è banale, che è una label. Okay? Adesso qua non so se abbiamo qualche speranza di vedere. Ah no, è già arrivata. Stava arrivando. Sì, lo ripeto, adesso vedendolo così sembra che sia una roba pesantissima, in realtà una macchina normale che sta andando. Ok, no, beh, in realtà poi ce lo facciamo rigirare adesso, giusto per... Ah, bravo, mi stressi per niente, ok, ce li facciamo il loro ruolo, il secondo giro dovrebbe far vedere come va. No, qui proprio non c'è speranza, non c'è speranza.
paura. Comunque, ecco, fondamentalmente, rilasciandomi poi al discorso iniziale, la stessa base di codice anche per il diverso utilizzo delle applicazioni. Fondamentalmente c'è un'interfaccia che le applicazioni devono implementare che fornisce quattro metodi di default: start, stop, suspendere e resume delle applicazioni. Poi scelgo il contesto in base al quale far partire io l'applicazione. Però il mio codice, cioè gli do semplicemente una classe che esegua il mio codice o come applet o come ad esempio applicazione desktop. Il mio codice non cambia una virgola. Adesso in questo caso mi stiamo lanciando la desktop application context con la mia classe, okay, che non fa niente, adesso poi lo vediamo sulla sorgente, giusto per avere. Vabbè, non vi faccio vedere l'altro che è lovutkx, che fa lo stesso prendendo da un file XML. Lo vediamo magari dal codice. Allora, adesso dove saranno? Sono qua nel demo e nel tutorial. Ma. Devo andare a lavorare con fustini, almeno mi davano delle macchine anche se. Cioè. Qui è dove. Non si riesce, mi sembra, questo a disabilitare. Se congresso faccio vedere solo queste due cose qua, poi chiudiamo il clips perché veramente andare avanti così stai qua due giorni, sì. Ok, oh, eccolo qua, bene, era complicato. Allora, vediamo l'Hello Java cosa fa. Implementa appunto la nostra interfaccia, definisce quella che è la window, per cui la classe principale che contiene l'interfaccia utente, nel metodo suo di startup istanzia gli oggetti che fa vedere a mano, esattamente come farei con un'applicazione Swing fondamentalmente normale. Istanzi qua da codice tutto quello che mi serve e setto gli stili e le altre cose che cambiano rispetto al default. Ok, poi lo attacco al container e gli dico visualizzati. Okay. Gestisco la chiusura dell'applicazione per quanto poco faccia. Abbiamo gestito anche questi casi un po' particolari, suspendere e resume, nel caso di che non so, che io minimizzi la finestra dell'applicazione, potrebbe essere utile magari volerla congelare per qualche motivo, anche se in realtà poi abbiamo visto che non lo usano, non si usa quasi mai, però c'era. E il tipo di esecuzione la decido qua, ad esempio. Faccio il main e ti faccio partire ad esempio come applicazione desktop. La differenza rispetto a quell'altro, adesso quell'altro non l'abbiamo visto, ma in realtà tira fuori lo stesso messaggio. Cosa ho fatto? Ho usato cliccare. Ok, e dopo di KX cosa fa? Fa la stessa roba. Tranne che tutto si riduce a qua. Cioè lui ha chiaramente gli stessi metodi, è sempre un'applicazione. Lui demanda questo VTKX serializer fantomatico il caricamento di tutta l'interfaccia grafica. In questo caso è semplice perché sarà comunque solo una window intera, ma potrebbe avere una label, potrebbe avere mille altre cose, e tutto quello che devi fare è tu leggi questo file qua e dammi la finestra già completa di tutto e apri l'applicazione. Perché io qua nella mia applicazione non tocco una virgola, cioè se anche volessi modificarla, aggiungere robe o anche testare, chiaramente finché non ho eventi da gestire dal codice posso
toccare solo il file XML. Okay? La mia applicazione non sa niente, perché in questo caso mi sta anche bene, okay, banale, non sa niente di quello che c'è qua. E questo effettivamente è molto comodo, molto comodo. Adesso la tassi, guardiamo una. Questa qua non mi ricordo cosa faceva, vediamo, questa qua mi piace farmi male. Questa qua cosa faceva? Fa la stessa cosa, però, ah ecco, questa tira su un altro file, e lo JavaScript, che mi sembra che andasse a definire dei listener, degli event listener dentro il file VTK in JavaScript interpretato da JVM. Per cui volendo io facevo tutto anche là dentro, come se fosse una pagina web e JavaScript dentro il browser. In realtà un esempio, l'esempio principe di tutti è il famoso Kitchen Sink, okay? Che non mi ricordo mai come si fa a scrivere, ok, ne fanno un nome un po' strano, ok. E questo è un demo di tutti i componenti visuali che abbiamo. Però l'applicazione effettivamente è abbastanza grossa, è quella, la prima anche che si vede come demo sul sito. E in pratica un file XML unico non bastava, perché sarebbe stato un file enorme, perché tipo ha una dozzina di pannelli a scomparsa, ognuno con n componenti annidati dello stesso tipo. E qui appunto si era implementata la parte dove lui carica un file principale e ad esempio è un'interfaccia scomparsa, per cui registra degli eventi e ogni volta che clicco sulla sezione che mi interessa, tipo il demo dei bottoni, anche on demand lui carica tutto quello che riguarda la demo dei bottoni e lui stanzia come componente per cui me lo fa vedere. Okay, però non mi devo preoccupare più di tanto neanche dal codice, a meno che non mi serva, di cosa sarà istanziato nell'interfaccia grafica e tutto poi di conseguenza per le altre categorie. Adesso qui vado molto di fretta, in realtà qui c'è tantissimo da parlare, però il concetto chiaro è quello di spezzare l'interfaccia in tutta una serie di file separati e se voglio gestisco gli eventi qua da codice e normalmente probabilmente lo farò. Se non voglio, se sto magari solo facendo un prototipo, posso anche addirittura definire tutto nella pagina come event listener. Ad esempio, vediamo ad esempio un file. Il primo che lui carica dovrebbe essere kitchen sink o qualcosa. Qualcuno lo vede qua? Questa è la mano. Eccolo. Ok, questi qua come sono? L'immancabile licenza che non sia mai che non gliela mettiamo. Ok. E ok, un file XML, adesso poi ne parleremo un po' meglio di questa cosa qua. C'è tutta una serie di definizioni che vanno fatte per, tramite il namespace. Io vado a definire il namespace di default e il package ad esempio delle classi che poi lui andrà a istanziare. Tipo ad esempio qua definisco il namespace effect, che punterà a questo package di classi, per cui qua dentro mi andrà a cercare, quando specifico effects mi andrà a cercare classi qua dentro. Il namespace di default è questo, per cui qualsiasi cosa di default la cercherà come classi in questo package. Tipo ad esempio questo è il contenuto di una window, che la mia applicazione avrà come contenuto una finestra con questo titolo e questi parametri, il cui contenuto sarà ad esempio un border, dove questo è il nome di una classe che viene istanziata in dinamico, per cui sarà Olga Apache PivotK Border. In realtà verrà istanziata poi anche la skin, la relativa skin di questa, per l'aspetto visuale, a cui io ridefinisco tutta una serie di operazioni opzionali che sono gli stili. Se voglio li cambio, se no tengo il default. E via via vado qui dentro, ad esempio, ad aggiungere un bordo con dentro uno scroll pane, con dentro un box pane, con dentro un roll up che è un expander in pratica, con dentro dei label, tutta una serie di cose girate, che in realtà sembra complicato, ma in realtà poi non è poi così complicato come sembra, perché proprio la logica è quella comunque di indicargli anche il nome delle classi che lui dovrà usare e o gli stili o delle proprietà che poi lui tramite reflection andrà a invocare sui bin in pratica. In pratica fa lui quello che farei io da codice in qualche modo, in un modo sicuramente più leggibile. Tenuto conto che io poi questi file XML, ci sono dei demo, adesso noi non abbiamo ancora fatto un demo del genere, dove ad esempio il file XML potrebbe essere generato in dinamico da un server, ad esempio,
come se fossero delle pagine JSP che buttano fuori un file di questo genere in dinamico, server side, per cui un'applicazione sul client che fa come se fosse un browser, come se fosse un terminale. Il server ti dà esattamente quello che tu devi fare, devi vedere. Okay? Oppure, ad esempio, posso avere un'applicazione in cui per qualche motivo il file XML stesso viene rigenerato, viene aggiornato, e io faccio reload e al volo ho l'interfaccia grafica nuova, senza dover ricompilare, senza dover far ripartire tutto. Vuoi degli eventi, lo puoi anche definire con l'XML o non è possibile? Sì, lo posso definire o semplicemente referenziando il bin e il metodo che poi verrà usato da codice, uh-huh. Oppure definendolo come script con qualsiasi linguaggio di scripting della JVM. Adesso poi vi farò vedere, c'è qualche demo di quelli vari che usano JavaScript. A me francamente JavaScript sulla JVM mi piace veramente poco, già mi piace poco di suo, ma qui dentro, però lì è questione di gusti. C'era anche qualche demo che però è stato tolto e rimetterò io appena possibile, che usava Groovy, ad esempio, come linguaggio di scripting dentro a questi file XML. Effettivamente è molto comodo. Ma il disegno MVC come sì, ci arriviamo dopo sul tutorial, che c'è una slide, c'è proprio un diagramma dei componenti, faccio vedere dopo nel dettaglio. Comunque, ecco, fondamentalmente il controller è un po' il framework, un po' la tua applicazione, il model sono le classi di pivot che contengono i dati, e la view è la skin del componente. In realtà il componente più la skin, però la skin è variabile, la puoi cambiare, il componente è quello. E dopo lo vedremo un po' meglio. Ecco, una cosa strana, poi c'è una slide successiva, che il model, questo è stato, tanti hanno avuto un po' di da ridire su questa cosa, abbiamo riscritto i componenti base, tipo come array list, hash map, list e altre cose, le abbiamo riscritte perché dandogli gli stessi nomi di quelle standard. Questo fa un po' confusione, perché in realtà in Java non è possibile, ad esempio, le gerarchie delle collection non sono proprio il massimo della vita, in certi casi le gerarchie non sono rispettate per avere certi vantaggi, e soprattutto non è possibile attaccare degli eventi, tipo se io aggiungo un oggetto a una lista o una mappa, non ho la possibilità di base di avere notifica di questo. Quindi se avete fatto, avete decorate? No, no, proprio l'americano le ha descritte con un'opera di sofferenza. Non bastava decorarle? In realtà non ha voluto farlo perché voleva anche dargli una certa gerarchia che era un po' diversa da quella standard. Però è stato talmente bravo che ha fatto anche le classi che mappano in andata e in uscita da e verso le collection Java. Quello per fortuna ci sono. E questo fa un po' di confusione in effetti. Però tutto sommato poi i componenti usano quelli come model, per cui tutto sommato si arrangiano loro a gestirseli. È un po' strano, però effettivamente una volta che ci prendi la mano poi sono come le altre, con in più il vantaggio degli eventi e una gerarchia un po' rivista meglio. Ecco, io avevo buttato lì, dico questa eresia, avevo buttato lì una, non dico un fork, ma una prova di riscrittura in scala, dove queste cose qua si possono fare, e mi hanno detto sì, bellissimo, fallo te. Per cui io qualcosa sto iniziando, poi vi farò vedere, perché a me piace molto come cosa, però Java la conosco da tanti anni, Scala per iniziato e per lavoro non si riesce comunque a usare. Per cui l'idea mia era di investigare questo filone, proprio perché con Scala tutte queste cose potremmo averle già ereditate le standard di base. Però diciamo sono tutti esperimenti miei, anzi si cercano volontari, se qualcuno ha qualche notata o tempo da... Scusa, ma non ho capito se queste collection bisogna lo sviluppatore di applicazioni lo deve usare, oppure se sono all'interno dei componenti. Sono già dei componenti. Quindi uno può anche non... Sì, poi ci sono dei componenti, dei bin che fanno il mapping fra i tuoi e le loro, o mal che vada al limite devi stanziare tu con i tuoi dati le nostre collection, mal che vada, però diciamo è tutto abbastanza gestito per fortuna. In realtà poi anche lì l'ambiguità di nome è stata tenuta
per un motivo, perché uno se intende una lista che nome gli dai, non sai mai, cioè inventarti una che sarà, non so, pivot list o list pivot, così che si faceva forse più confusione che altro, e alla fine ha tenuto i soliti nomi di sempre, insomma, per cui c'è la ArrayList, l'HashMap, ci sono qualcuno un po' strano, Sequence, Dictionary, e così, che sono nuovi, però gli altri sono standard. Però appunto sono un parallelo. Ecco, io da qua, viste le grandi prestazioni di sta macchina, vi farei vedere l'ultima cosa da Eclipse e poi li chiudiamo. E appunto, parlando della mia eresia, è un'area sperimentale che a tutti i costi ho voluto e finalmente abbiamo messo, al di fuori del trunk del progetto. Adesso via via metteremo presentazioni, altro materiale e roba sperimentale fuori dal trunk su Subversion, per cui chiunque vuole punta là e può vedere, insomma, può sperimentare. Chiaramente tutto quello che è fuori dal trunk non sarà nelle release, però non è detto che prima o poi non venga messo dentro. Qui adesso in particolare sono un esempio di scala banale, che però fa l'equivalente delle low world e delle low TK X da scala, e qui appunto sono i primi miei esperimenti. Era un progetto già con una struttura Maven oriented, in realtà appunto ero partito con questa doppia veste, un progetto banale fatto in scala che usasse pivot, che fosse prima versione senza Maven ma con una struttura già Mavenizzata, seconda versione identico, parallelo, ma basato su Maven, ok? E qui qua adesso, ad esempio, infatti il package è pivot experiments, che sono i miei esperimenti un po' pazzi, e vediamo adesso molto velocemente poi questa realtà. Però l'idea era di usare quest'area sperimentale per buttare dentro tutta una serie di cose sperimentali che intanto le buttiamo lì, in modo che se qualcuno magari possono servire o gli possono piacere, sono lì. Poi magari via via, se qualcuno ce lo chiede o se sarà il caso, le metteremo nella release ufficiale prima o poi. Però appunto c'è sempre il problema, ad esempio con Scala o anche con Ruby, bisogna distribuire già dei linguaggi, diventa sempre un po' complicato. Le licenze sono compatibili, per fortuna, però diventano un po'... Le ho facendo così, le apro tutte, così almeno soffriamo una volta sola. Io qui ho fatto la finezza che, volendo, il file VTKX ha un doppio ramo di sorgenti nel class path. Poteva essere qua assieme al resto, ma poteva anche essere separato, anzi di mio, per avere gli asset separati, però in realtà non cambia niente, è sempre sotto class path. Allora, vediamo un esempio. E lo scala, stavolta lo faceva. Estende l'application solita di Vivo, definisce la window come faceva in Java, override il metodo, quello che ho fatto metto in file log, istanzia il label esattamente come faceva quell'altro. Questo è anche codice scritto in scala da uno che quindi era Java e conosce poco scala, per cui in realtà è tutto abbastanza ancora Java oriente, però funziona, ecco. La cosa interessante poi è, nello scala app cosa fa? È un singleton, ok, non estende application, ma tanto da non cambia niente, e nel main fa esattamente quello che faceva l'altro. Istanzia il destro di un context e gli dico fai girare questa classe. Okay. Ve lo farei vedere, ma stiamo qui 2 minuti, solo per il run, che è immediato, ma tanto è uguale, è esattamente identico a quell'altro. Banale ma funzionante. Questo fa la stessa cosa, lancia VTKX, e VTKX cosa fa? Esattamente come l'altro, istanzia il serializer. Insomma, ho sofferto un po' all'inizio io a fare, non essendoci il cast come in Java, ho sofferto un po' all'inizio a scoprire questo, ma infatti ho tenuto i commenti, casomai mi dimenticassi. Ok, fa esattamente la stessa cosa, tira sul file VTKX. Mi chiede una cosa senza di questo non andava. Cioè, questo fa il cast a Windows, in realtà, di quello che legge.
senza di questo ho provato tutti i modi ma non andava. Ah, ok, no. Adesso comunque, ecco, al di là dei miei progetti folli di riscrittura, perché comunque se guardate quanta roba c'è di codice, non è poi così piccolissimo il progetto, è un progetto folle, impensabile, proprio pensare di scrivere. Però magari anche solo il fatto di poter consumare queste cose anche da Scala o da Groovy o da qualcos'altro, secondo me è un segno dei tempi. Cioè ormai questi linguaggi saranno sempre più diffusi. Il tuning delle virtual machine di Java lo stanno facendo ormai sempre più per questi linguaggi dinamici, per cui secondo me è un segno dei tempi ad essere anche preparati su queste cose. Poi insomma il tempo ci darà ragione o no. Qui appunto adesso sto puntando alla 2.77, in realtà io appena esce la 2.8 cambierò e puntiamo alla 2.8 e si riparte ex novo. Okay. Però per il momento questa è l'unica tentativa. Appena ho un po' di tempo farò l'equivalente identico basato su Maven, il caso su Maven, e se riesco riesumo un altro vecchio demo che è stato tolto che faceva le stesse cose in Groovy. Groovy normale e Groovy via Maven. Così un po' li accontentiamo tutti, giusto per iniziare, sono anche con cose banali, ma per iniziare. Direi che da qua, ecco, l'ultimissima cosa, prima di chiuderlo, find bugs. Ecco, una delle cose su cui io ho aiutato, perché in realtà i due americani sono anche abbastanza gelosi, devo dire, giustamente del loro codice, per cui certe modifiche ci tenevano solo loro a farle. E lì, vabbè, insomma, erano creature, va bene. Per cui in realtà ho lavorato più sulla parte di infrastruttura, di Maven, di pulizia, bug e altre cose. Alcune classi del core. Ecco, una cosa su cui ho puntato molto, ho visto molto, era la riduzione dei bug del pacchetto. Io ho usato, infatti, miei per lavoro, ho usato FindBugs tanti progetti e su qualsiasi progetto che gli davo in pasto saltava fuori di tutto e di più. Sui miei progetti eravamo nell'ordine dai 500 ai 2000 bug, quindi ne trovati di meno, per cui era già buono, insomma. E vi faccio vedere molto velocissimamente come funziona il plugin di FindBugs da dentro Eclipse e poi lo vediamo da fuori. Okay. Fondamentalmente, una volta che installo il suo plugin, io prendo un qualsiasi progetto, quei tempi che ha, e infatti vi dico di analizzarlo. FindBugs ormai non glielo faccio fare, lo vediamo da fuori meglio, e lo faccio analizzare. FindBugs cosa fa? Ragiona al contrario, infatti è uno dei pochi tool che ci prende effettivamente. Cioè lui analizza il bytecode Java compilato e va al contrario a fare il match sui sorgenti, se può. Se hai sorgenti ti dà il match esatto di dove è il bug, se non li ha ti dice guarda che qui c'è un problema qua più o meno, poi vai tu a vedere dov'è. Però effettivamente è molto, molto, molto preciso, proprio perché parte appunto dal contrario, dal bytecode. Ecco appunto qua magari lasciamo perdere, se no se ne parla mezz'ora. E cos'è che considero come bug? Allora, FindBugs ha tipo mi sembra 500-600 categorie di bug, di tutto di più, dai null pointer per mille modi, da un warning sul codice istanziato e mai usato, codice sbagliato nel multithread. Adesso vi faccio vedere un po' le categorie, ma ce n'è di quelle, ne abbiamo beccato uno proprio su PO che io non avrei mai saputo, che su una parte, su una classe veniva usato un hash map con URL come chiave. Questo è detto un errore gravissimo, infatti c'era un link alla spiegazione perché, sì, per come il bello è quello che non ti dice solo quello, dice solo quello, ma anche come risolverlo, gli esempi, dice come risolverlo e come anche, e vabbè, chi l'ha tirato fuori normalmente. È bello che ti tira il gruppo in tre grandi filoni, cioè quelli che sono critici, quelli che sono medi e quelli che ti dice vabbè te lo dico, ma no, normalmente te lo dico è una cosa senza senso, invece quelli medi poi quando sono critici normalmente, come dice lui, il bello di questo qui in confronto agli altri 5-6 tool che ho più usato è che ci azzecca. Dai, proviamo, facciamoci un po' di mani, dai, proviamo.
tipo vai a fare, ti vede che stai facendo, alcune volte ti dà anche dei consigli, tipo che stai facendo due volte sul sì. pointer, ti dice guarda che if sul sì. pointer l'ha già fatto prima, quindi sì. qua non ti fa un po' di profiling intelligente, sì. tu sei già sicuro, e lui è sicuro che una variabile non è nulla, tu fai un controllo if diverso dall'analisi, guarda che questo controllo non serve a niente. Sì. No, infatti se lo fai le prime volte su dei progetti grandi ti spari. Bisogna farlo incrementalmente, perché se no ti dici va bene, allora chiudo il PC, riformato tutto e butto via. Ma la cosa più furba, come avevo suggerito anche lui dice, e vabbè, lasciando perdere che i nostri sergenti sono sempre migliori, quindi non si tocca niente, è che quando prendi normalmente delle librerie di importanza, se ci sono i sergenti, le compili, glielo fai fare perché tu dici le librerie, io mi aspetto che funzionino. Sì. Se glielo fai fare da fine bug, non sei molto più sicuro neanche di quello, è da prendere più con le pinze. E in effetti ti dico, quando ci sono dei bug veramente che mi dice gravi, c'è almeno da dare un occhio, perché ti azzecca, e non è che... Sì, sotto a due categorie per i bug, di AIG e normal. AIG, cioè son bug, non ce n'è. Cioè, normal magari uno sono un po' saltarli o può io per vedere un po', ma adesso non è che non li usiamo, però ho sempre usato solo BMD o comunque analizzatori statici. Sì. Già così sì, ne trovo tanti anche quelli, però gli analizzatori sintattici hanno il problema che in realtà partono dai sorgenti, sì. per cui in realtà hanno molti più falsi positivi. Sì, probabilmente sì. Però sicuramente l'unione di entrambi gli strumenti, FineBugs, PMD e CMM, in cui ci sono tutti i componenti del visuali standard, singoli, e una marea di opzioni dove visualmente posso provare a combinare, giocare con cosa salta fuori, gli eventi che si scambiano, gli stili e altre cose. Ciao. Ok, poi ne ho altri, XML Viewer, JSON Viewer, che sono delle utility che fanno parte del progetto Tools, che mi permettono ad esempio di far vedere in forma di albero un XML qualsiasi o JSON. Non mi ricordo se c'è il drag and drop, perché già devono essere firmati, non mi ricordo se c'era, ma non mi ricordo se c'è ancora. Comunque, o via drag and drop o copia e incolla, mi sembra. Poi abbiamo altri tipo il Table Row Editor e Large Dataset, sono altri esempi specifici di dati. Questo è banale, nel senso che c'è una tabella di dati, doppio clic, e c'è un editor sulla riga intera carino, con degli effetti. E Large Dataset è interessante perché carichiamo 10, 100, 1000, 10.000 e 1 milione di record in memoria finché l'applicazione non scoppia, e lì diciamo che diventa un dettaglio del client, un po' come gli utenti che fanno gli export in Excel. Se il PC ce la fa, se no avrei un report più piccolo. E sono altre cose appunto che fate server side, queste sono molto pesanti, decisamente troppo. Ecco perché il discorso di tornare su alcune cose a sfruttare di più il client, dove mediamente, a parte la mia macchina che sta qua, qualsiasi macchina ormai è abbastanza potente da poter permettersi di fare una serie di cose, e andare a scaricare server side una parte di elaborazione e di occupazione di CPU e di memoria, perché comunque almeno su grossi volumi, per grossi che abbia i server, sono comunque tutte macchine clusterizzate, se metto assieme tutti i client probabilmente ne ho molta più potenza sul client, per cui diciamo su alcune cose potrebbe aver senso, oppure non so, anche banalmente il sort di una tabella grossa, come la faccio via con jQuery sul client, via JavaScript, lo faccio qua sul client, non lo faccio fare al server dove gli faccio rifare la query su Hibernate o su DB per il sort. O altri demo con effetti, trasparenze, ombre, riflessioni, altre cose. La gestione dei file come drag and drop, come non so se vi ricordate i dialog box tipici di Swing dei file, file open, file save, così, che per anni sono stati bacati e non mi ricordo bene. Qui alla fine li hanno riscritti da zero, sono più semplici ma funzionano. Un esempio di DOM interaction col browser, andare verso JavaScript, altri, poi sono altri demo, ok. Poi ecco, ci sono delle differenze in realtà nel modo in cui certi demo vengono eseguiti, se sono applicato web start, perché ad esempio web start tiene conto ad esempio del
dello storage locale. Se non c'è l'applicazione via web start, ad esempio, lui ti salva, se vuoi, ti salva molto banalmente la default, il posizionamento e la dimensione del schermo. In più hai tutto accesso alle classi standard di web start, per cui puoi salvare in maniera persistente i dati senza firmare leggermente le cose e così via. I tutorials questi li abbiamo visti prima, questi qua solo volerei alla grande. Ecco, questi poi li vediamo velocissimamente. E, ecco, ci sono molti componenti comunque proprio data oriented, per cui sono stati creati componenti per gestire form, pop-up, viste di tabelle di dati, data binding, P18N, scripting, e lo stock tracker. Nel tutorial, questo c'è un tutorial molto lungo, spiegato in capitolo, dove spiega tutte queste cose, sono spiegate molto bene, in particolare lo stock tracker, che è un'applicazione completa, piccola ma completa e completamente spiegata. È la Bibbia del VTK Xtreme, che spiega esattamente come funziona tutto il meccanismo del VTK X. Ah, qui scusate, ma stanotte poi a un certo punto si è andato un po' in confusione qua l'ordine della presentazione, per cui ecco, sono un po' di trucchi per cui le collection sono usate internamente come model, perché hanno bisogno di stare eventi. C'è la traduzione delle classi dalle pivot collection alle Java collection e viceversa, fai tutti i capi ricaricabili, ho la possibilità di interagire con le classi di AVT, perché non è basato su Swing pivot, ma è basato su Java 2D, per cui AVT, però in più ho la possibilità in qualche modo di interagire con classi di Swing, casomai servisse. Gli event listener possono essere scritti in ogni linguaggio supportato su AJVM. Ciao. Posso cambiare colori, ok, con dei parametri e così via. Ecco, poi adesso qui non vi trovo praticamente niente su questo. Per evitare su applicazioni grosse di avere i componenti legati troppo fra di loro, è stata implementata una gestione publish subscribe, con la quale in pratica c'è una coda di eventi e io pubblico eventi su queste code, ma e non metto mai in relazione direttamente componenti fra di loro, in modo che i componenti sono effettivamente disaccoppiati. Questo è molto comodo, complica diciamo alcune cose, però se voglio posso usare questo meccanismo per notificare eventi fra i componenti senza sapere che un componente sia associato all'altro. C'è un articolo bellissimo, molto lungo, su internet, fatto da Michael Boucher, che è un esperto di queste cose qua, non è del team di Pivot, però prendeva proprio un'applicazione fatta con Pivot e la convertiva al suo framework, che è Event Bus si chiama, e che è proprio un public subscribe molto complesso, molto sofisticato. E c'è un articolo, sarà 20 pagine, una roba lunghissima, e prende lo stock tracker di Pivot e lo migra all'utilizzo della loro libreria, molto bello, però effettivamente è abbastanza complesso. Ok, Pivot Web Query per interagire con i remote services in modalità REST, questo già di default. Pivot può essere usato anche come server side library, ad esempio per generare grafica sul server, casomai mi servisse, posso anche usarla, è stata modularizzata apposta per poter essere usata anche in questo caso. Ecco, una parte molto bella, molto interessante, che non vedremo poi in realtà, è il data binding, con il quale io posso, tramite annotation ad esempio, definire un campo in una variabile nel mio codice e gli dico tu mi leghi questa variabile a questi dati, e automaticamente il modello e la vista sono sincronizzati con i dati e si tengono sincronizzati fra di loro, per cui non devo gestirmi a mano questa roba. Ok, esattamente noi appunto facciamo test sui linguaggi principali, per esempio JVM, JavaScript, Ruby e Scala, anche se in realtà questa è abbastanza sotto il tempo che fa, non so, per il momento. Ecco, la cosa è che la piattaforma è estendibile, ad esempio ci sono già un po' di articoli in giro e anche di qualche prodotto, appunto uno questo Event Bus, e c'è appunto questo bellissimo articolo molto lungo che spiega come migrare alcune cose per il suo utilizzo, e questo è interessante. Griffon, non so se l'avete già sentito, è una piattaforma fatta in Groovy per fare Risk Client, fatta in Groovy, è molto carina. E hanno fatto tutto un po' di builder per Swing, per AVT, per SVT e tutto il resto. E l'hanno fatto anche per Pivot,
per cui si riesce ad avere il fondo a istanziare in qualche modo gestire più. Ok, bonus, vabbè, dicevo prima, fuori dal trunk abbiamo del, su Subversion delle zone dove possiamo mettere altre cose, dove via via metteremo altre cose, aree sperimentali e così via. Questo è da Find Bugs. Ok, ecco l'ultima cosa. Le prossime release, vabbè, adesso poi ci sarà una 1.5.1 fra un po' di bug fixing forse, la 1.6 come salto e più avanti, penso l'anno prossimo una 2.0, dove probabilmente verranno riviste un po' di cose, in particolare tutti i framework moderni, da Android a anche SVT, Swing stesso, che lo stanno deprecando e stanno usando qualcosa, passano da OpenGL. Il problema è che in Java non è facilmente gestibile questa roba qua, perché siamo delle librerie native. E stavamo pensando, in realtà adesso è giusto un pensiero, per la 2.0 di rivedere anche noi queste l'infrastruttura di base e avere uno strato sotto di OpenGL con il quale possiamo decidere di fare delle skin, ad esempio per Android, per Java Standard e così via. Però è tutta una cosa abbastanza campatinata. Però il mercato abbiamo visto che sta andando in quella direzione comunque, per cui volenti o nolenti, insomma noi non so se lo faremo, però l'idea almeno nell'aria c'è. E l'ultimissimo, il grandissimo HTML5, che prima o poi adesso arriverà, insomma un po' alla volta, e più cose chiaramente sono dentro HTML5 e meno c'è spazio per le rich internet applications. Ho visto tipo l'invisione di WebSocket e altre funzioni molto belle che hanno aggiunto in HTML5, per cui forse immagine per l'IA si sta via via abbassando. Non lo so, secondo me alcune cose avrebbe comunque senso fare con l'IA. Sicuramente tutto quello che posso fare con l'HTML probabilmente è tanto di guadagnato. Lì è un dibattito che non finirà mai probabilmente, insomma. Ok, ecco qua. Il sito, le mailing list per utenti e per sviluppatori, il backtracking nostro e il subvention. Insomma, ok. Scusate, vi rubo gli ultimissimi 10 minuti. Se mi date 10 minuti vediamo un po' di demo velocissimamente. Questi partono al volo probabilmente. Ciao. Sai, ti fai vedere? C'è Federico fuori. Non sono dimenticato, mi è scappato semplicemente l'orario. Adesso non so se qualcuno di voi ha già avuto modo di lavorare un po' su questo filone di applicazioni un po' strane, un po' fuori dall'application. Magari chi ha fatto qualcosa con Flash o con Flex. Ah, ecco, non abbiamo visto neanche questo, vabbè, Find Bugs, che c'ha un utility, che lo posso scaricare e gira standalone come applicazione Java standalone. Però non la vedremo perché poi qua c'è un batch, io lo lancio e lo configuro sui binari e sui sorgenti volendo del progetto, ed è un'applicazione Java standalone che mi fa fare le stesse cose che facevo in Eclipse. Però chiaramente in Eclipse è molto più comodo perché io ho correggo al volo, ricompilo e vedo subito. Qui fa più o meno le stesse cose. Qui in più forse posso mettere commenti, tipo questo non è un bug, lascia stare. E lui se lo ricorda. Però fondamentalmente ciò che si usa per dentro il virus, insomma. Ok. Adesso arriva anche Firefox, così facciamo qualche demo. Perché io ho fatto un giro molto lungo, poi in realtà non sono sceso praticamente niente in dettagli perché non mi sembrava appunto il caso. Volevo sapere, visto che tanto sono su questa attesa, sì. La curva di apprendimento? Ma in realtà anche lì dipende, sì, cioè se uno è un cane a fare grafica. Ma in realtà qui di grafica più tipo... che prendere componenti e buttarli dentro non devi fare. Diciamo, potresti avere problemi se tu magari, se devi scriverti tu un componente, quello magari inizia a essere un po' complicato. Però se uno si limita fondamentalmente, come nel grosso delle applicazioni,
a usare i componenti già standard e a assemblarli, secondo me è molto semplice, perché poi tutti i trucchi che un po' ho fatto vedere, dal partizionamento dei file spaccati in M, alle risorse fatte in un certo modo, alle annotation per il binding, così in realtà sono tutti piccoli trucchi che aiutano. Ed è più facile secondo te per uno sviluppatore che è abituato a Swing, quindi a interfacce grafiche lato client, o uno che viene dal mondo web? Tipo, io non ho mai scritto una GUI Swing, quindi... Beh, Swing è abbastanza complicato. Diciamo che sì, sicuramente un po' di concetti del Swing aiutano, nel senso che poi i componenti più o meno sono quelli, pare che sono gli stessi più o meno è più facile per uno che ha fatto Swing o per uno che fa JSP, visto che comunque ci sono questi file? Ma in realtà il framework è stato pensato per chi veniva dal mondo web. Infatti i due americani, adesso io Flex ci ho lavorato poco, i due americani conosco molto bene Flex, ovviamente ci hanno lavorato tanto, infatti ci sono molte similitudini come framework, e poi qualche loro hanno lavorato abbastanza sul web, ovviamente io ho lavorato più io ovviamente sul mondo web di loro, su applicazioni grosse e complesse, però sì, il discorso anche delle web query che sono molto simili a come Ajax recupera i dati, cioè c'è abbastanza similitudine, devo dire, anche col mondo web. Con le Swing c'è, diciamo, il concetto in più forse dei listener, gli event listener, che su web in realtà li hai un po', se vogliamo, su JSF, però in realtà sono fatti in maniera un po' diversa. Ok. Però diciamo non è molto complesso, in più prendersi la mano con quei file XML, ripeto, non so più quello. Allora, vediamo. Il tutorial, ecco, siamo qua che è deployato un Tomcat, c'è il tutorial con tutti i tutorial commentati, questo è molto bello, è molto completo, okay? C'è spiegata molto bene anche la parte di stock tracker con il perché, il come sono state fatte tutte queste cose, la Bibbia del KX e tutti i vari esempi, chi più chi meno banale. Con le applet, ma soprattutto con le relative descrizioni, diciamo. Okay, ecco qua, questo dicevamo prima dell'MVC, questa è l'esercizio generale, visual, costain visual, component, tutti i componenti, questa è una componente, ci sono i componenti quelli che fanno da skin, che determinano l'aspetto visivo, e i render sono quelli che in qualche modo fanno il disegno vero e proprio. Okay. Questo per la parte puramente visuale. Sorvolo tantissimo, poi in realtà è tutto spiegato in maniera molto chiara, molto, molto dettagliata. Vediamo solo giusto per vedere questo. Qua, non dico questo, anche di vedere. Forms. C'è un oggetto form. È stato pensato per... io sono un po' paranoico, ho sempre già una console che si apre. Ecco, tipo esempio in form, ma questo è lo skin di default, un po' standard. Faccio submit, ad esempio c'è il concetto di validator, che riassume sembra un po' quello di JSF in qualche modo, che ho i validatori che è possibile attaccare i campi, e questo sempre tutto gestito lato client, ho i validatori, ho i formatatori, tutta una serie di cose che io posso fare di default. Okay. E per i layout manager? Layout manager ce ne sono un po'. Già parlato nello schermo. Sì, è un po' di layout containers. Fermo di te. Adesso andiamo, ci sono diversi tipi, ricordo un po' quelli delle Swing, per cui quelli a box, quelli a griglia, quelli a tabella, quelli in linea retta, e il form come caso particolare, e ci sono un po' di tutti i tipi, ma diciamo, la documentazione è abbastanza completa, devo dire. Da 1.4 è stato fatto un grosso sforzo per cercare di spiegare bene il tutto, infatti poi questa è tutto sommato quella che si trova anche sul sito, però chiaramente quella che ho adesso è un po' più aggiornata, che usciremo una release entro una o due settimane. Ecco, vediamo sui demo. Ok.
eccoli qua. Allora, in demo, alcuni sono sia come outlet che come web start, perché qui è una cosa che ho voluto io, perché io preferisco nettamente web start alle outlet, per questioni mie, insomma. Qualcuno è filmato digitalmente, qualcuno no, perché alcuni hanno bisogno di permessi aggiuntivi, proprio perché contattare altri host. Se vediamo ad esempio questo, il famoso kitchen, sì, questo istanzia appunto tutte le, un po' tutti i componenti una volta. Okay. Ecco qua, questo ha n file XML, come dicevamo prima, uno per ogni categoria. Questi sono tutti oggetti standard, i bottoni, le liste, i testi, i calendari, i rollout come questi, e fa vedere un po' di default come si comportano tutti questi signori. Le liste. Fatto con 1.5 siamo riusciti a fissare un po' di bacchi infidi di anti-alias, che Java delle volte non si capisce mai se usa l'anti-alias o no, sugli LCD veniva bene, sugli schermi altri no, le risoluzioni alte, basse, insomma alla fine sto giro dovremmo esserci abbastanza con tutto allineato, vari componenti, selezione singola, multipla, i testi, i campi di password, campi obbligatori, cioè proprio tutti quelli standard, diciamo che le cose base non manca, gli spinner, i menu pop-up. Ok, vediamo questi qua, non so, i tab in tutti i modi, gli expander, in un modo o nell'altro, tab, visibili verticali, le scritte, il solito menu, questo è un carino, con tutta una serie di operazioni, di avere la trasparenza, per vedere qua. Ok, ecco, importanti erano questi, drag and drop, ok, così drag and drop, questi sono carini, gli alert, il concetto di alert, modale, ok, modale, oppure il prompt, questo è molto in stile Mac, con un po' di effettino, error, warning e così via, drag and drop, ok, è importantissimo per l'applicazione basata sui dati, gli alberi, dinamici o con load, con eventi, se devo caricarlo tutto subito, tutto un pezzo alla volta, ma non mi serve, per annidare elementi dentro uno dentro all'altro, o le tabelle, ad esempio questa qui è una tabella con selezione micro, forse anche multipla o per range, posso fare i sort, una tabella con 10.000 righe anche su questa macchina qua non ho fatto, non fa una piega, sort multiplo, sotto colonne multiple, insomma tutto di più, effettivamente sembra abbastanza, cioè tutto abbastanza snello anche su cose non proprio banali. Adesso qui poi qui la ridemo, appunto lanciandoli vedrete un po' cose, e le stesse applicazioni sono inalterate, cambia solo la classe per istanze come applet o come web start, lo stop tracker e qualcuno è confermato digitalmente perché tiene lo stop tracker, parte dal tuo server ma ha bisogno di contattare il server di EU, per cui già vuole firma digitale. Ah, ecco, adesso qua, ok, non passa da proxy per cui non esce, e qui c'era le stop quote già qua, mettevo quel che volevo, aggiungo, tolgo il dettaglio, un esempio piccolo ma già abbastanza completo come funzionalità. Questo era carino da vedere, vabbè, iTunes Search fa una query su iTunes con il cantante che gli metto e al volo mi dà la lista e volendo il preview che ti punta da loro, allora questo funzionerà. Component Explorer, questo è carino, e appunto io ho tutti i componenti singoli nostri, vediamo, sono così che sono qua, e io scelgo un componente tutti quelli standard, tipo una label in caso di Hello World, qui vedo tutti gli eventi, attivo gli eventi a cui sono interessato, il log degli eventi che sta passando e tutti i parametri che voglio provare e iniziare a cambiarli, giusto per vedere come viene, come stili o come property, l'aspetto visivo o il sorgente equivalente, un po' per tutti i componenti. Questo è molto carino effettivamente. Scusate, vi saluto anch'io.
Ciao. Ecco, su questo posso esplorare un po' tutti i vari componenti, vedere un po' come funzionano. Questo è molto comodo. Questo fatto, vabbè, il decoretto sostiene anche vedere lo fa effetti di trasparenza, altre cose. Questo fa i equivalenti di Google per una query così. XML Viewer, drag and drop di un file XML mi mostra, mi fa navigare ad albero col dettaglio. JSON lo stesso. Cioè fa il JSON, vediamo, c'è questo, che vorrò entro. Arrivo in 2 minuti e finiamo. Non mi lascia piedi, questi no, no, ma bisogna votare, tanto adesso si fa. Ah, ecco qua, table row editor è esempio semplice, con minimo di effetto di editing su componenti particolari. Gli ho chiesto se funzionava col c'era un bug, che c'era qualcosa che non andava fino alla settimana scorsa col dollaro, non è corretto. Gli ho chiesto, non avete verificato con l'euro se funziona? Manco risposta, perché proprio l'euro gli americani non lo voglio sapere, non lo voglio sapere. Vabbè, il drag and drop dei file, ecco, questo è interessante. Large dataset, questo mette un po' alla prova la macchina, come client, adesso qua, ok. Qui scelgo quanti dati caricare random, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milione di record, e carica i dati. Temporizzare, ma in realtà poi fra le cache, una roba e l'altra, bisogna sempre rifare un po' di volte, hotspot ci mette di suo, però fondamentalmente anche lì cosa si scopre? Che in realtà i tempi non cambiano veramente di poco. Vabbè, poi qua sono anche in locale effettivamente, però anche a gestire un mole di dati non proprio banali, l'applicazione non fa grosse, anche i sort non ha grossi problemi. Chiaramente qui dipende dalla macchina che ho, così. Però ripeto, parlo su questo genere di applicazioni che è il suo pane, insomma. Cioè è su questo genere di cose dove computazionali intensive o con mole di dati grosse può ricominciare veramente a avere senso usare queste cose. E l'ultimissimo, per avere anche un applet, DOM interaction, okay. Per cui è un applet in cui questa è l'applet, okay. Questo è JavaScript. JavaScript mi dice hello e lei dice hello alla pagina. Questo effettivamente è comodo. Potrebbe essere comodo in certe condizioni, tipo appunto la roba annidata nelle pagine, dove ha senso che l'applet comunichi con o cambi dei pezzi di pagina, effettivamente può essere comodo. Non voglio fare chiamate Ajax, voglio fare la chiamata a lei. Ora voglio fare di Ajax, ma voglio visualizzare i dati qui a lei. E così via. Non c'è il demo dei grafici perché sì, non poteva fare qua, comunque c'è anche il demo che usa dei flechart e così via. Direi che indietro ritardo, ma più o meno potremmo aver concluso la presentazione. Non voglio prendere parole più del